diciamo, fare il sindaco significa impegnarsi quotidianamente, cercare di offrire servizi migliori ai tuoi concittadini, significa anche dare risposte nuove, lo dicevo prima in un'intervista, a domande nuove che arrivano dalla comunità e che cambiano, non sono più le stesse. Quando ho iniziato 9 anni fa, la mia città non era quella che oggi, io credo, diciamo, che la città oggi è migliorata molto, però non c'erano alcune domande. Se penso ai turisti, i turisti 9 anni fa non c'erano, no? C'è un bellissimo, c'è uno spettacolo teatrale di Toti e Tata, che forse avete ascoltato anche voi, si chiama Il Cotto e il Crudo, in cui raccontano che loro da Barisi fino a qualche anno fa consideravamo i turisti come una sorta di figura mitologica, sapevamo che esistevano ma non li avevamo mai visti, per guardarli dovevi andare verso la recinzione del porto, li vedevi passare con le valigie perché salivano sui traghetti per andare in Grecia. Oggi ci sono i turisti, siamo in una regione che cresce tantissimo ogni anno, è una delle regioni col trend maggiore di crescita del turismo, anche grazie al lavoro che è stato fatto in questi anni. Qui sopra c'è stata Loredana, è stato un pezzo Loredana Capone anche del miglioramento del trend turistico di questi anni. In questa regione, dicevo, la Puglia, Bari è al secondo posto dopo Vieste, quindi i turisti oggi ci sono, però c'è una domanda di turismo, mancano alle strutture ricettive e si sta verificando un problema che è quello della gentrificazione, un termine brutto per dire che vengono espulsi i residenti dal centro storico perché si preferisce, piuttosto che vendere un appartamento, fittarlo, usarlo per gli affitti brevi, per i B&B, e quindi i residenti non trovano più l'appartamento, che è un problema per i residenti ma è un problema anche per il turismo, perché rischiamo di perdere l'identità, rischiamo di perdere la storia, la cultura della nostra comunità. E quindi i turisti che vengono dall'estero, penso ai tedeschi, agli americani, ai francesi, che vengono a Bari perché vogliono vivere nel centro storico l'esperienza di essere barese, vedere le orecchiette, come si producono, sentire gli odori che arrivano dalle case dei baresi, mangiare magari gli stessi prodotti, se poi i baresi se ne vanno, restano loro e loro praticamente, restano i francesi, i tedeschi, gli americani, non incontrano i baresi, e questo può essere un danno dal punto di vista turistico. Un'altra domanda che non c'era, lo sport all'aperto. Qui sono passato in una location meravigliosa, c'è una piscina naturale qua sotto dove gli atleti in queste ore stanno facendo attività sportiva, gli atleti che fanno sport acquatici, e prima non c'era proprio la necessità di fare sport all'aperto, no? Quando ero più piccolo io esisteva solo la palestra, oggi il cittadino ti chiede di fare sport all'aperto, quindi nei parchi devi fare le piste per i runner, devi mettere delle piccole attrezzature sportive, oggi ci sono delle evoluzioni, ti chiedono il parkour, ti chiedono il calisthenic, che sono delle attrezzature particolari. Questo, ho voluto fare due esempi per dire che negli anni cambiano le esigenze della comunità, cambiano le domande della comunità, e devi essere bravo a cercare da sindaco di dare delle risposte anche, cioè innanzitutto devi dare le risposte alle domande vecchie e poi devi cercare di dare risposte alle domande nuove che ti arrivano dalla tua comunità. La legge del 93 per l'elezione diretta dei sindaci è probabilmente una delle leggi che ha funzionato meglio, ravvicinando il rapporto tra sindaco e cittadini. È una legge però che impone il tetto del divieto del mandato successivo al doppio. Quindi tu stai per finire. Come ti approcci a questo ultimo anno? Quella legge, credo, a detta di tutti, sia stata una legge che ha dato stabilità alle amministrazioni comunali. Io non ho vissuto il periodo precedente, e qui c'è qualcuno in platea che ha fatto l'amministratore comunale nel passato, fare il sindaco quando ti sceglievano i consiglieri comunali, mi immagino che perdevi più tempo a parlare con i consiglieri comunali che non a risolvere i problemi della tua città, tant'è vero che cambiavano periodicamente, ci sono sindaci, sono durati 3 mesi, 5 mesi, perché magari la giunta non era stata fatta come volevano i consiglieri comunali. Questa legge ha dato stabilità, almeno quinquennale, in molti casi anche decennale, dando la possibilità a un'amministrazione comunale di poter programmare, di poter progettare insieme ai propri concittadini delle attività. Tenete conto che io oggi sto vedendo realizzate cose che ho iniziato a pensare e a progettare 9 anni fa, un sindaco che sta solo 6 mesi, un anno, diventa difficile anche provare a cominciare a progettare qualcosa, era molto complicato. Ha dato stabilità questa norma, ha dato grande autorevolezza
ai sindaci, devo dire la verità, in questi anni, è stato anche un elemento di, come dire, ha creato quell'anno una linea di demarcazione della politica tra prima e dopo, perché ricorderete, prima c'erano le conferenze stampa ingessate, no? Le tribune politiche, pensate alle trasmissioni televisive, a un certo punto cominciano i dibattiti, arriva il candidato che porta, non è più indicato dai partiti, no? All'epoca il pentapartito, si individuavano i candidati nei vari comuni a seconda dell'appartenenza politica, arriva lì una persona con una donna, un uomo con la sua storia personale, la sua storia professionale, e iniziano i primi dibattiti televisivi, no? Era l'epoca di, non lo so, Rutelli, era l'epoca della prima della Moratti, come si chiamava quell'altro sindaco leghista che aveva fatto il sindaco di Milano? Formentini, il primo è stato Formentini. La prima candidatura, quando poi decise Berlusconi di scendere in campo personalmente, però la sua prima uscita pubblica dal punto di vista politico fu il sostegno di Berlusconi a Fini, diceva: fossi stato a Roma avrei votato Fini. E quindi vedevate, abbiamo visto in quel periodo i primi dibattiti, quindi anche un programma legato alla storia di una persona. Io credo sia stata una legge enormemente favorevole per lo sviluppo delle nostre comunità e delle nostre città. Aveva un vizio originario, vi ricorderete che all'inizio diceva 2 mandati, 4 anni a mandato, poi hanno cambiato 2 mandati, 5 anni, perché si pensava a una deriva autoritaria da parte dei sindaci. Così non è stato, la democrazia, i cittadini a decidere. Se il sindaco ha fatto bene, continua a fare il sindaco. Se il sindaco ha fatto male, i cittadini normalmente lo mandano a casa. È quello che è accaduto, è la storia delle amministrazioni comunali, delle 8.000 amministrazioni comunali. Noi abbiamo un'anomalia tutta italiana che prevede, ora non lo dico perché magari sto pensando a me stesso, certo, io non lo nascondo, se ci fosse il terzo mandato farei il sindaco, proverei a fare il sindaco ancora una volta, no? È inutile dire bugie, però abbiamo provato a fare una battaglia come Associazione Nazionale dei Comuni, perché all'unanimità abbiamo votato un documento che chiedeva al governo di modificare la norma, di dare la possibilità di avere almeno 3 mandati, perché è una anomalia tutta italiana. Negli altri paesi europei non esiste il limite dei mandati, tranne che nel Portogallo, dove sono 4 i mandati. A Parigi puoi fare il sindaco tutta la vita, sono i cittadini che decidono. Da noi c'è un limite dei 2 mandati, stranamente però c'è per i sindaci, non c'è per altre figure istituzionali. Il parlamentare può fare il parlamentare tutta la vita, il presidente del consiglio può fare il presidente del consiglio tutta la vita. Ora io mi chiedo, perché il sindaco che viene votato direttamente dai cittadini, lo devi scrivere come si chiama il sindaco, gli dai un limite di mandato, e i parlamentari che invece non vengono, diciamo la verità, in molte comunità non sappiamo manco chi sono i nostri parlamentari, perché noi votiamo una lista e poi scatta il primo e il secondo, perché i parlamentari invece lo possono fare per tutta la vita? E vi devo dire, non farò il nome per correttezza istituzionale, perché stavo a una riunione del mio partito, c'era una riunione di sindaci qualche settimana fa con i parlamentari del PD, in cui parlavamo del terzo mandato, c'è un parlamentare di cui non farò il nome che a un certo punto ha detto: però è giusto il ricambio, bisogna far crescere una nuova classe dirigente, 2 mandati. Sono andato a vedere su Wikipedia, ho scritto il nome del parlamentare e si è fatto già 8 legislature, 8! E quindi io ho preso la parola, ho detto: guarda, si può parlare anche di ricambio generazionale, perché no? Io da sindaco l'ho fatto, ho nominato assessori la prima volta, tutti per la prima volta, non avevano mai fatto politica ed erano tutti under 40, ma lo posso dire io, non lo puoi dire certamente tu, che ti sei fatto 8 legislature, quindi a una media di 4-5 anni stai da 40 anni in Parlamento e nessuno da lì ti ha fatto allontanare, ma credo che nessuno lì ti abbia nemmeno eletto, perché ti hanno messo in lista come capolista mettendo la croce sul partito. Sei riuscito a fare 8 legislature senza il consenso diretto dei cittadini. Dopodiché la domanda nasce spontanea: che farai tra un anno? Io non, come ho detto anche in ripeto le cose che ho detto nell'intervista adesso, perché ho capito che giustamente la domanda è anche questa, non credo sia
una questione personale, no? Di una personalità politica. È quello che fa ognuno di noi, credo sia una scelta collettiva che facciamo come Partito Democratico, come Comunità Democratica, come centro-sinistra. Normalmente non lo decidiamo da soli. Io sono, credo, la rappresentazione del fatto che non lo decidiamo da soli. Michele, io volevo fare il sindaco? No. Quando stavamo in Consiglio regionale, poi ho avuto l'onore di andare a rappresentare il mio partito in Parlamento, dopo un anno e mezzo, mi hanno chiesto di fare il sindaco. Io non lo volevo fare. Ci ho provato in tutti i modi, direttore, a non fare il sindaco. Non... mi sono inventato un sacco di scuse. E poi una mattina sono uscito di casa e tenevo già il comunicato stampa pronto per dire io non mi candido perché devo rispettare la... era una puttanata che mi ero inventato, devo rispettare la volontà dei concittadini che mi hanno mandato a Roma a fare il parlamentare. Non era così, era che stavo bene a Roma, stavo bene economicamente, stavo bene con un'attività non molto impegnativa, mi dicevo perché devo tornare a fare l'amministratore della mia città, perché fare il sindaco è duro. Quel giorno sono uscito e appena mi sono messo in macchina, perché stavo andando a Mola di Bari, che è un comune vicino alla mia città, perché non volevo stare in città, perché ogni volta che stavo in città tutti abbassavano il finestrino e mi dicevano oh, ci si decise, che in barese vuol dire oh, che hai deciso, lo devi fare il sindaco. Quindi mi sentivo un po' sotto pressione, ho detto me ne vado a Mola e lì non mi rompe le scatole nessuno, non mi conosce nessuno, nessuno me lo chiede. A parte che mi sono chiesto, poi sono andato a Mola quel giorno, mi sono chiesto ma quanti baresi vengono a Mola la mattina? E soprattutto ci vengono a fare a Mola, che abbassavano i finestrini e mi dicevano oh, ci si decise, che cosa hai deciso? Ma io mentre andavo a Mola ho visto una macchina che mi ha tagliato la strada, è uscita una signora con i capelli vestita, sembrava tipo pigiama, no? Una tuta, con i capelli così, è venuta verso di me, era mia madre. E gli ho detto, ma che è successo? Che cosa vuoi? Perché mi hai tagliato la strada? Dice, no, figlio mio, io ti devo dire una cosa. Sono settimane che ci chiamano e ci dicono, convincetelo, si deve candidare a fare sindaco. E mia madre mi disse, la verità, noi non è che siamo tanto d'accordo a sto fatto di fare il sindaco, perché c'hai due bambine piccole, è un problema, già il fatto che fai parlamentare, stai tre giorni fuori. Però mi disse, figlio mio, candidati, magari poi perdi, ma se non ti candidi fai una figura di merda, è meglio che ti candidi. E mi sono candidato e per fortuna ho vissuto l'esperienza umana più bella della mia vita, veramente più bella. Lo scenario, forse lo sbocco più naturale sarebbe la candidatura alla presidenza della regione, ma c'è un problema, non si vota la regione l'anno prossimo e quindi i rapporti con Michele Emiliano come sono? È l'altra domanda scontata. I rapporti con Michele Emiliano sono buoni, sono sempre stati buoni dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Il fatto che non si vota l'anno prossimo la regione non è che può creare un problema tra me e Emiliano. Si voterà in regione quando scadrà il mandato di Michele Emiliano. I rapporti sono sempre stati positivi. Abbiamo, l'ho già detto tante volte, abbiamo litigato due volte nella vita, privatamente, non pubblicamente, non diremo mai quali sono stati i motivi per la lite e né quando abbiamo litigato, però è capitato due volte, può capitare in un rapporto anche di amicizia politica, di amicizia personale, però i rapporti sono sempre stati buoni, abbiamo cercato sempre di aiutarci a vicenda, di costruire, no? Lui era uno di quelli che mi torturava, lui aveva chiamato la mia famiglia per candidarmi a sindaco, disse lo candidiamo in contumacia, cioè vengo io a casa vostra, lo candida la famiglia così non potrà dire che non può fare il sindaco. Alla fine anche lui ha contribuito, mi ha quasi costretto e lo ringrazio sempre anche per quella pressione che mi ha fatto. L'altro giorno alla fiera del Levante, quando ci siamo abbracciati, gli ho detto non orecchio, se non mi avessi quasi costretto quel giorno probabilmente oggi non starei qui e non avrei fatto un'esperienza bellissima. Quindi la risposta è i rapporti sono buoni e resteranno buoni, valuteremo insieme con la nostra comunità che cosa fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Innanzitutto ci dobbiamo preoccupare di trovare, diciamo, di costruire un programma per dare risposte nuove a quelle domande nuove a cui facevo riferimento prima e un candidato sindaco a Bari che sappia interpretare quel programma e quella coalizione che per fortuna in questi mesi, da quando sono diventato sindaco, in questi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, si è anche allargata. Hai fatto scendere la comunità politica, siamo alla festa provinciale dell'Unità di Taranto, qual è il ruolo del PD in questa fase politica? A livello nazionale? A livello nazionale e a livello locale anche. A livello locale è quello di amministrare, amministriamo Taranto, amministriamo Bari, amministriamo Lecce,
amministriamo la regione, quindi il nostro compito è amministrare. Ogni giorno, anche durante la campagna elettorale, l'ho fatto tra il primo e il secondo mandato, lo farò anche in questi mesi, l'unica cosa che devo fare è amministrare la città di Bari, dare risposta e mantenere gli impegni che ho preso con i miei concittadini fino alla fine, fino all'ultimo giorno. Poi nel tempo libero vengo un giorno a Taranto a fare questa iniziativa, verrò un giorno, promesso a Rinaldo, e mi deve far vedere i delfini, perché l'altra volta che sono venuto qui sono stato con lui al museo, però il mare non permetteva di fare la visita ai delfini con l'imbarcazione. Però devo fare soprattutto il sindaco, e credo che tutti noi amministratori locali fino all'ultimo giorno dobbiamo amministrare. A livello nazionale, direttore, dobbiamo fare l'opposizione, perché là ci hanno mandato gli italiani e là dobbiamo restare per ora, perché lì ci hanno chiesto di stare gli italiani. E non è come può pensare qualcuno che, diciamo, poi gli elettori tornano così, no? Perché l'ho detto in una festa, credo a Ravenna, non mi ricordo, c'era Elli presente, quel giorno io dissi, non è che è come quando siamo fidanzati, no? Quando uno ci lascia, qual è la risposta che diamo sempre? No, è così innamorato di me che vedrai che alla fine ritorna, no? Se ci hanno lasciato gli elettori, non è che sono particolarmente innamorati di noi. Se ci hanno lasciato è perché ci detestano, diciamo la verità, ci detestano, e potranno tornare da noi solo se noi, come stiamo facendo in questi giorni di estate militante con le feste dell'unità che sono tornate sul territorio, solo se noi facciamo i dibattiti, ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire, di interpretare quelli che sono i bisogni, ma anche le aspirazioni e i sogni dei nostri concittadini. Perché fare la politica è bello non solo perché devi dare una risposta a un problema di un cittadino, è bello anche perché interpreti poi i sogni, le aspirazioni di una comunità, la fai crescere, la fai diventare orgogliosa del luogo dove vive, orgogliosa di appartenere a una comunità. Questo dobbiamo fare come Partito Democratico, all'opposizione, perché in questi anni, nonostante, quanti anni sono? 18 anni che non vinciamo le elezioni, abbiamo governato molte volte, la stragrande maggioranza delle volte, con i voti degli altri, perché noi le elezioni politiche non le abbiamo vinte mai, abbiamo vinto però le amministrative. Ma le amministrative le abbiamo vinte non perché i sindaci sono più bravi di quelli che si candidano in Parlamento, perché il sindaco, il consigliere comunale, è costretto ad andare a parlare con i cittadini per chiedergli il consenso, per farsi spiegare quali sono i problemi della città, per farsi dire dove vuole andare la città, che cosa vorrebbero loro dalla città. Il parlamentare, siccome viene messo nel listino dalla segreteria del partito, non va a parlare con i cittadini, va a parlare con il capo corrente o col capo del partito. Succede nel PD, dove abbiamo comunque almeno la pluralità delle aree culturali, delle aree politiche. Succede ancora di più in altri partiti, che se sei vicino al leader ti mettono in lista, se non sei vicino al leader non ti mettono in lista. Ora vi faccio una domanda: secondo voi uno che deve andare in Parlamento perde tempo a stare con i cittadini, a interpretare i bisogni, i problemi e le loro aspirazioni, o sta dietro alla porta del leader? Io credo che purtroppo stanno dietro alla porta del leader, e noi per questo atteggiamento in tutti questi anni abbiamo perso le elezioni nazionali, ma per fortuna siamo riusciti a vincere elezioni amministrative come le abbiamo vinte due volte in questa città. Il leader nel frattempo è cambiato, com'è questo nuovo leader del PD? Io la conosco da tanti anni, è una ragazza straordinaria. Io avevo scelto di votare un'altra persona, però come mi è capitato di dire pure a Elli quando mi ha chiamato, ho detto: Elli, io una volta solo l'ho azzeccato il segretario, le altre volte ho votato quelli che hanno perso, quindi magari ti porterà fortuna pure questa cosa. Elli è una persona dinamica, movimentista, riesce a parlare con un pezzo di elettorato che ci aveva abbandonato, con persone che magari non ci hanno mai votato, soprattutto i giovani, e sta caratterizzando questa segreteria con un impegno quotidiano da parte di tutti, perché ha animato le segreterie provinciali, regionali, quelle cittadine in particolare, a fare le feste dell'unità. Già qua mi hanno invitato a 94 feste dell'unità in provincia di Taranto, non è che riuscirò a venire a tutte, lo faccio volentieri quando posso, ma questo dimostra un fermento. E dall'altro lato sta cercando all'opposizione, stando all'opposizione, dei temi, forse più facile stando all'opposizione e stando lontani da una campagna elettorale per le politiche che si terrà tra 4 anni e mezzo, di trovare dei punti che ci uniscono, innanzitutto che ci riconnettono col nostro popolo.
e quindi il salario minimo, la difesa della sanità pubblica, la sanità territoriale, i diritti civili. Contemporaneamente con le altre forze di opposizione cerca quegli elementi che ci tengono insieme piuttosto che quelli che ci dividono. Però dobbiamo fare uno sforzo tutti noi, tutti, non possiamo lasciare la responsabilità solo nelle mani della segretaria, è uno sforzo collettivo. Se vogliamo davvero rappresentare questo paese e se vogliamo diventare, tornare a essere più che diventare un partito di massa, un partito popolare come si dice oggi, lo possiamo diventare se somigliamo di più al partito che vogliamo. Allora stiamo facendo una battaglia giusta contro l'autonomia differenziata, contro chi vuole dividere questo paese e far diventare più ricchi quelli più ricchi e più poveri quelli più poveri. Vogliamo un'Italia più unita? Bene, dobbiamo cominciare ad avere un partito democratico più unito. Non ci possiamo dividere né a livello territoriale, nelle sezioni, perché tu 12 anni fa a mio zio non l'hai voluto candidare sindaco, al mio bisnonno non gli hai fatto fare l'assessore, quindi io oggi mi metto contro di te nel Partito Democratico, che quando stavo bisnonno probabilmente stava la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il PD non esisteva. Ma soprattutto a livello nazionale non è possibile che abbiamo appena eletto un segretario e dopo 2 mesi già stiamo a dire ma il segretario, ma dobbiamo vedere il prossimo segretario. Dobbiamo lasciare il nostro segretario libero di organizzare una coalizione e un programma tra 4 anni e mezzo, non che ogni volta che c'è un'elezione tipo le amministrative abbiamo perso per colpa del segretario. Che colpa tiene il segretario del Partito Democratico se abbiamo perso le elezioni, non lo so, a Trieste, non mi ricordo nemmeno se abbiamo votato, mi sa che abbiamo votato da poco a Trieste e abbiamo perso, perché a quel punto è merito del segretario se abbiamo vinto a Vicenza. Abbiamo perso e abbiamo vinto perché probabilmente quella coalizione di centrosinistra e il candidato sindaco hanno saputo interpretare meglio degli altri le domande che arrivavano dalla comunità di quel comune, è peggio nel caso in cui abbiamo perso. Non c'entra il segretario, dobbiamo difendere e noi la base soprattutto dobbiamo lavorare per questo partito, perché ci sono tante persone che sono i volontari, che sono quelli che sono venuti a montare le bandiere là, perché lì PD con quei colori dell'Italia sono le lettere e i colori dei nostri valori e dei nostri ideali, e quelli come a me, per rispondere anche alla domanda del prossimo anno, hanno già avuto assai. Io dal mio partito ho dato qualcosa, ma ho avuto tanto, ho avuto l'opportunità di fare il consigliere regionale, ho fatto il capogruppo del PD regione, 1 anno e mezzo ho fatto il parlamentare, ho fatto 9 anni il sindaco della mia città, anche grazie al Partito Democratico. Ci sono volontari che non hanno avuto mai niente, niente, anzi li abbiamo mandati a prendere mazzate nei mercati, a prendere le firme sui banchetti, li abbiamo fatti litigare a pranzo e cena con i parenti che dicevano io non lo voto il Partito Democratico, gli amministratori che sono andati in giro e ti dicevano nella migliore delle ipotesi ti voto nonostante in questi giorni nel nostro paese, in ogni comune del nostro paese hanno organizzato le feste dell'unità, perché questo partito territorialmente sta in piedi con quei numeri e con quel consenso grazie a quelle persone che sacrificano un pezzo della loro vita e un pezzo dei loro affetti familiari per condividere con noi gli ideali e i valori che stanno su quella bandiera. Antonio, piove, cerchiamo di chiudere su Taranto. Nomina del direttore Bagnata, nomina fortunata, amico, sarai. Taranto è una città simbolo di una sfida anche di governo per il PD, ma direi per tutte le forze politiche. Taranto è una città dove dobbiamo fare tutti uno sforzo, lo devono fare gli amministratori di questa città per farla crescere, perché onestamente è una città bellissima, c'è un pezzo di storia, di identità, di cultura, il mare, i delfini a cui ho fatto riferimento prima, il museo archeologico dove ci sono delle cose straordinarie, è bellissima dal punto di vista paesaggistico, ma abbiamo un problema che è al centro di tutto, che si chiama Ilva, e onestamente abbiamo sbagliato anche noi tante volte nel passato, anche il Partito Democratico,
oggi non è più il tempo di essere sotto ricatto e decidere tra il lavoro e la salute delle persone. Dobbiamo procedere speditamente con la decarbonizzazione, dobbiamo cambiare il sistema di alimentazione di quella fabbrica, lo dobbiamo fare adesso, c'era 1 miliardo, il ministro ha detto che l'ha spostato dal PNRR e lo finanzierà con l'FSC. Con l'FSC va bene non se mette 1 miliardo che ha tolto col PNRR, perché l'FSC serviva a mettere 1, 2, 3 miliardi in più che si aggiungevano al miliardo del PNRR. Devono mettere 2, 3, 4 miliardi, iniziare a fare i lavori per rendere quella fabbrica compatibile con l'ambiente e con la salute delle persone che abitano in questa città. Non lo possiamo rinviare più, tra l'altro lo stanno facendo in tutte le altre fabbriche d'Europa, voglio capire perché l'unico posto dove non lo stiamo facendo è la città di Taranto. Grazie, grazie dottore Carlo. Grazie signore.